Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Una delle mission di Tessiland è quella di riuscire a ricreare un total look handmade. È per questo che oggi ci addentreremo nella sezione calzature ed in particolare scopriremo insieme le suole ad infradito per creare le vostre calzature handmade. Vediamo ora nel dettaglio le nostre suole per infradito. Come possiamo vedere sono dotate di queste comodissime asole a cui poter applicare appunto il cordino o la fettuccia che utilizzerete per creare la vostra calzatura. La calzata è realizzata in ecopelle, mentre invece la suola è rinforzata in gomma, così da garantire il massimo comfort. La misura del tacco è di 1,5 cm, mentre invece le numerazioni disponibili sono quelle dal 36 al 41. Sono disponibili in due varianti di colore, quella che vediamo è la colorazione beige, quindi abbastanza neutra, che si adatta a tanti colori, dai più neutri a quelli più vivaci, ma sono disponibili anche nella versione nera. Eccoli qui. Come abbiamo visto, un prodotto artigianale e studiato anatomicamente per conferire il massimo comfort durante l'indosso. Per visualizzare tutte le suole per calzature disponibili vi basterà cliccare sulla sezione applicazioni, poi calzature e di lì vi comparirà la lista di tutti i prodotti, le varie numerazioni e colorazioni delle calzature disponibili. Grazie a queste suole potrete creare i vostri sandali personalizzati, sandali gioiello o perché no con delle lavorazioni fatte con il cordino. Ad esempio potrete utilizzare il Thai Sublime, il Sublime Luxe per dare un tocco di luminosità, perfetti anche magari per le uscite serali, ma anche il Tornado o la fettuccia Pandoro Queen e perché no anche il cordino Skinny. Le colorazioni disponibili ovviamente sono tantissime e si abbinano bene con i colori neutri in cui sono disponibili le suole. Se siete alla ricerca di un progetto per poter ricreare le vostre infradito personalizzate e avete bisogno di qualche spunto, Tessiland ha pensato anche a questo. È infatti disponibile il magazine Meglio di Maya Shoes Edition. Lo troverete nella sezione Editoria Magazine. Per ogni progetto verrà indicato l'occorrente, il punto utilizzato ed il tutorial per seguire passo per passo il vostro progetto. Oltre alla personalizzazione con la lavorazione del cordino, potrete pensare anche a delle applicazioni che possono essere ad esempio dei piccoli pompon, delle piume, ma anche delle perline. Quindi non vi resta davvero che lasciare libero sfogo alla vostra fantasia e creare le vostre calzature personalizzate handmade. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità a Tessiland, di iscrivervi al nostro canale e di seguirci anche su tutti i nostri social, quindi la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!